Mattinata intensa a Montecatini Terme per le celebrazioni del 25 aprile, ovvero l'anniversario della liberazione. Già dalle ore 11.30 ritrovo presso la rotonda di Via Tripoli con le associazioni combattentistiche ed Arma, con la deposizione della Corona d'Alloro al monumento ai caduti nei Lager e alle ore 12 il corteo è arrivato in Piazza del Popolo, dove è stata posta la corona in memoria ai caduti partigiani. Queste sono le immagini che si stanno riferendo, giusto appunto, a Piazza del Popolo. Dopodiché il corteo, sfilando per via Matteotti, San Martino e Viale Verdi, si è diretto al monumento ai caduti posto nel parco antistante al comune. Grazie al complesso musicale e bandistico di Montecatini Terme e Credito Cooperativo della Val di Nevole, davanti al comune, nel parco, è stato intonato l'inno di Mamè. La cassa. Con la presenza di Miss Italia Giusy Buscemi è stata deposta una nuova corona di alloro e si è svolta la commemorazione ufficiale, dove hanno preso la parola nell'ordine Sua Eccellenza il prefetto della provincia di Pistoia, dottor Mauro Lubatti, il signor sindaco dottor Giuseppe Vellandi, che ha espresso con la sua solita schiettezza dei bellissimi concetti, e il presidente dell'associazione ANMIG, che ha ricordato la sua eroica quanto dolorosa esperienza in guerra. Prima a celebrare 68 anni dopo, giornata della liberazione, giornata del 25 aprile. Ormai è passato tanto tempo, ormai tante cose sono sfumate, ormai la storia ha macinato i suoi tempi, eppure noi siamo qui, e siamo qui proprio perché è indispensabile continuare con una testimonianza di coloro che non vogliono dimenticare quanto è stato sofferto da questo nostro popolo nei 20 anni di dittatura, nei 5 anni di guerra. Non dobbiamo dimenticare che la liberazione del nostro paese è avvenuta progressivamente, dalla Sicilia nel 1943 fino alle città di Bologna, Milano, Torino, liberate. Può essere resistenza. Non abbiate paura, mi sono scritto qualcosa stanotte perché questo è il mio quarto 25 aprile ed ha un significato in questo momento che va oltre questa data. È il giorno nel quale si ricorda l'anniversario della liberazione. Giorno
importante e data indelebile della nostra storia. È difficile non essere retorici ed è difficile non correre il rischio di essere ripetitivi e agiografici. Ai sindaci, penso sia chiesto dai cittadini di non essere mai banali, soprattutto in queste date che hanno nella nostra storia un significato speciale. Siamo davanti al nostro monumento, simbolo della unità della nostra Italia, eretto tanti anni fa, a ricordo di tutti i caduti per la patria, come c'è scritto qui davanti. Ma questo monumento ha una particolarità che forse non tutti i montecatinesi conoscono. Dietro, qua dietro, gli uomini della Resistenza scolpirono altre parole dedicate nel giorno della proclamazione della Repubblica a tutti quelli che erano caduti per la santa causa della libertà nazionale. Ecco, io questo lo vorrei dedicare a quei ragazzi, a quel sorriso, un altrettanto grande sorriso di speranza e sicuramente di lotta. Ora è sempre Resistenza, viva il nostro Presidente, viva la Repubblica, viva l'Italia! Viva l'Italia. Potenti e reduci, associazioni mutilate in guardia di guerra, manei trasportati, associati e trasportati in Germania. Questa cerimonia è la migliore occasione per riconfermare la nuova posizione di questa associazione ai combattenti, dinanzi ai governi, problemi del paese, per ripetere la costante organizzazione. Ringrazio tutti i presenti a questa cerimonia e vi invito a gridare viva l'Italia, viva il tricolore. Viva l'Italia, viva l'Italia! Buongiorno a tutti, vorrei ringraziare tutte le rappresentanze civili e militari che sono qui oggi, le istituzioni, il Comune di Montecatini e l'AMPI, in nome del quale oggi intervengo, in particolare Aldo Barco, che mi ha chiesto di intervenire qui oggi nella sua Montecatini, che in parte è anche mia, perché la mia famiglia proviene in parte proprio da questa situazione. Sua Eccellenza si chiedeva in apertura e ci riportava una domanda sul perché ricordiamo ancora il 25 aprile. Credo che l'intervento che mi ha preceduto sia la risposta, sia nelle parole che gli altri hanno pronunciato prima di me. Perché, come diceva Pettini, i giovani, in particolare a loro che dedichiamo questa ricorrenza, che più che un ricordo è proprio un lavoro attorno a una data. Inoltre è stata recitata una poesia da una studentessa del liceo scientifico Sartati, peraltro facente parte della NMGC. Questo ci ha anche incuriositi e così siamo andati a chiederle qualche spiegazione. Corso della studentessa liceale Marta Magnani, nipote dell'invalido di guerra Moroni Zeffiro, brigadiere dei vigili urbani della città di Montecatini Terme. Leggerò una poesia di un soldato italiano internato nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale, salvatosi dopo tanta sofferenza. La libertà. Libertà è dove un uomo può pensare senza dover chiedere il permesso. Il lager era fuori, oltre il cancello spinato e le torrette armate. Loro no. Non pensavano, ebbri come erano di svastiche. E uno solo sbagliava per tutti. Ma io no, nei miei duri di cenci, le ossa appena incartate e la pelle agra, io pensavo. Ero anche libero di morire, se volevo, di amare, maledire e perdonare, di credere, ricordare e anche sperare le cose giuste e quelle anche sbagliate, ma che io volevo, schiavo solo della mia anima. Loro no, la loro l'avevano barattata per un pugno di segatura e di illusione. Io ero libero di pregarti, di cercare la patria perduta, che mi aveva ferito, ma era la mia, e in quella
costruire l'uomo. Ci troviamo qui con Marta Magnani, studentessa del liceo scientifico di Montecatini Terme e membro dell'associazione ANMIG, ovvero Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. E cosa porta una ragazza così giovane ad essere membro di un'associazione di questa importanza? Io sono membro di questa associazione in quanto sono nipote del cavaliere Moroni Zeffiro. E sento molto il 25 aprile e tutto ciò che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, perché ritengo che sia un periodo da ricordare e tenere vivo dentro di noi affinché riesca a non ripetersi e quindi affinché in futuro non ci siano più contrasti e guerre così crudeli ritengo che bisogna tenere vivo questo ricordo soprattutto nei giovani, perché sono loro che nel tempo devono continuare a pensare alla Seconda Guerra Mondiale come a qualcosa di negativo. Dopodiché la benedizione e la preghiera per i caduti. Sono bene da difendere e promuovere giorno per giorno. Il rappresentante dell'Unione Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori, tutori della libertà e dell'incolumità dei cittadini, perché sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovono con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita, per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore li accolga. Da Montecatini Terme per Verde Azzurro TV, Cecchi Vittor Ugo e Miriana Cecchi. Alla lealtà e alla concordia, preghiamo.